Salve a tutti ragazzi e bentornati su In Geopolitica Veritas. Questo è il primo di una serie di video podcast dedicati ai termini della geopolitica e non potevamo che iniziare con la parola con cui ci riferiamo a questa disciplina. Anche se forse disciplina non è il termine esatto. Nel dubbio, magari per andare più sul sicuro, definiamo innanzitutto la geopolitica come un modo di guardare al mondo, un tentativo di indagine della realtà. Certo, non stiamo parlando di una scienza dura. Quando cerchiamo di fare un'analisi geopolitica, non è possibile mettere in atto un procedimento scientifico vero e proprio. Ma è in casi come questo che ci viene incontro il metodo. Perché sì, possiamo analizzare un certo fenomeno con le lenti della geopolitica, ma non esisterà mai la ripetibilità che invece permette alla scienza di formulare leggi precise, il che rende il tutto ancora più difficile, oltre che interessante. Ma facciamo una piccola premessa. Con questo video non voglio trattare la storia della geopolitica, le origini del termine geopolitica, i primi studiosi che affrontarono la geopolitica, o anche il passaggio da geopolitica classica a geopolitica moderna o altro. Mi voglio focalizzare più che altro su cosa, secondo me, e in base agli studi e alle letture che ho fatto, si basa l'approccio geopolitico e quindi quello che lo rende così unico e interessante, perlomeno ai miei occhi. Manlio Graziano, nell'introduzione al suo libro Geopolitica, orientarsi nel disordine mondiale, scrive che per approcciarsi allo studio della geopolitica servono determinati prerequisiti. Tra questi troviamo la mancanza di pregiudizi, l'adottare un forte spirito critico, l'applicare sempre il dubbio metodico a ciò che ci si para davanti, soprattutto quando si tratta di opinioni, costringersi ad essere sempre onesti intellettualmente e quindi non rifuggire ai dati reali, perché la geopolitica comporta anche lo sforzo di guardare alla realtà per quella che è e non per quella che vorremmo che fosse. E infine, mantenere una certa distanza da ciò che si studia, non farsi coinvolgere emotivamente. Magari queste possono sembrare banalità, ma vi assicuro che non sempre questi prerequisiti vengono rispettati, e non solo in ambito geopolitico. D'altronde, spesso nell'ascoltare e sentire analisi ci troviamo di fronte a deprimenti, manifestazioni di tifo. Spesso, per questo metodo di approccio, la geopolitica viene accusata di cinismo. Ci si stupisce del fatto che analisi anche crude non vengano accompagnate da indignazione morale, quasi fosse obbligatorio dare un giudizio di valore su ciò che si studia, quasi il giudizio di chi scrive o parla diventasse il vero fulcro dell'interesse di chi ascolta o legge, e non la rappresentazione geopolitica vera e propria. Prendiamo ad esempio il mio video sulla Libia, dove mi limitavo a dire cosa fosse necessario per far parte della partita libica, ovvero la necessità di fare uso della forza, come fanno d'altronde i russi e i turchi, i principali protagonisti su quello scacchiere geopolitico. In quel caso a me non interessava dire cosa fosse giusto o sbagliato, anche perché davvero devo dirvi cosa penso della violenza, cosa penso della guerra. Ma nonostante questo, nei commenti mi si è fatto notare che la Costituzione italiana ripudia la guerra. E ok, siamo tutti d'accordo, c'è l'articolo della Costituzione, ma questo non toglie il fatto che in Libia, per contare qualcosa, serve usare la forza, o perlomeno minacciare di usarla, per fare i nostri interessi. Questa per alcuni può essere una visione cinica? Va bene, io la ritengo magari più realistica, meno idealizzata. Ho paura che spesso ci si dimentichi che là fuori c'è un mondo in continua competizione, e non solo economica. E fatto ora un breve accenno su come ci si approccia nelle analisi geopolitica, cerchiamo ora di capire cos'è la geopolitica in sé. A tal proposito, Yves Lacoste ha scritto un breve saggio dove cerca di dare una breve definizione, che io ritengo tra le più complete e chiare, su cos'è la geopolitica e cosa dovrebbe indagare. Innanzitutto, Lacoste descrive la geopolitica come una risposta all'economicismo, ovvero a quella tendenza di analizzare e guardare al mondo quasi esclusivamente con le lenti dell'economia, convinti in qualche modo che tutti i problemi del mondo derivino da rivalità economiche, e basta.
Però attenzione, questo non vuol dire negare l'aspetto economico, ma vuol dire solamente ridimensionarlo, cercando di riformulare i problemi in maniera differente. Possiamo dire che in qualche modo la geopolitica riporta l'attenzione su aspetti che in alcuni paesi, specialmente in quelli dell'Europa post Seconda Guerra Mondiale, sono passati totalmente in secondo piano, ricordando, come detto poco fa, che dietro a delle competizioni, a delle rivalità di potere, non ci sono solo questioni economiche, ma molto altro. Per esempio, possiamo trovarci di fronte al più classico dei conflitti, nel quale la posta in gioco è una piccolissima parte di territorio posta al confine tra due stati. Chi si occuperà di analizzare la geopolitica di questo conflitto dovrà cercare di indagare e comprendere le rivendicazioni delle due parti. Magari stiamo parlando di un territorio simbolo ritenuto dalle due nazioni di vitale importanza storica, e per capire questa rivalità geopolitica occorrerà indagare e comprendere la storia, le idee e la geografia della zona coinvolta. Partiamo dalla storia, perché è fondamentale indagare e comprendere le evoluzioni e i passaggi che hanno generato i diversi conflitti. Questo perché in geopolitica lo spazio non si misura solo in ampiezza, ma anche in profondità, nella profondità storica. D'altronde, l'invocazione di diritti storici è uno degli ambiti più dibattuti in ambito geopolitico. Lo stesso storico Alessandro Barbero tende a ricordarci che quando, ad esempio, c'è un cambio di regime, i libri di matematica rimangono lì dove sono, mentre i libri di storia vengono totalmente stravolti. Questo perché è tipicamente umano credere che la conoscenza del passato ci dia innanzitutto un senso alla nostra vita e in più anche una direzione da seguire per il nostro futuro. Per questo lo studioso di geopolitica deve assolutamente tener conto di come le diverse collettività scrivono la propria storia, oltre che studiare come andarono realmente i fatti, perché spesso e volentieri le due cose non combaciano. Passiamo ora all'analisi delle ragioni e delle idee degli attori coinvolti. D'altronde, questi aspetti hanno un ruolo fondamentale in geopolitica. Si tratta di mettere in pratica un grandissimo lavoro di empatia nei confronti dell'altro, nel tentativo di capire i miti e le credenze che alimentano gli attori geopolitici che stiamo analizzando. Questo perché, come scrive Lucio Caracciolo, non esiste geopolitica senza mito. Per esempio, le grandi potenze del nostro tempo, come possono essere Stati Uniti, Cina, Russia, sono tali perché sentono di avere una missione, capire come una collettività si percepisce e soprattutto cosa sogna è fondamentale per cercare di prevedere la sua traiettoria futura. Perché sì, prima abbiamo parlato dell'importanza della storia, ma non bisogna scordare che la geopolitica tenta anche di fare delle previsioni per il futuro e non solo un'analisi del presente. Passiamo ora alla geografia della zona contesa e quindi agli aspetti strategici che vanno assolutamente analizzati in geopolitica. Perché della fisicità, della territorialità in geopolitica non si può farne a meno. Come scrive George Friedman, lo spazio geografico è un elemento fondamentale della geopolitica. Le città, le nazioni, gli imperi esistono con le loro comunità in luoghi fisici, che determinano le caratteristiche di chi li abita, condizionandone le azioni e imponendo limiti. Lo spazio determina anche le nostre paure e i nostri nemici, perché due comunità che vivono fianco a fianco vivono sempre nella paura dell'altro. La non conoscenza delle intenzioni altrui e la possibilità che questi possano nuocerci ci porta a essere diffidenti, ad aspettarci sempre il peggio, e questo spinge una comunità a mettersi in posizione di difesa, alla prevenzione. Se il nemico ha brutte intenzioni, meglio colpire prima, come fecero Napoleone e Hitler nel momento in cui attaccarono la Russia. Il luogo in cui ci si trova determina anche capacità e vulnerabilità. Prendiamo ad esempio la questione della Polonia, a cui Elia ha dedicato recentemente un video. Situata tra due paesi molto più grandi, ovvero la Germania e la Russia, la Polonia manca di una difesa naturale, fatta da fiumi, montagne o anche deserti, e ciò l'ha portata a essere nel corso della sua storia sia vittima che carnefice. Sia stato invasore che stato invaso, per non parlare del fatto che la geografia determina anche l'economia
di un paese. Recentemente è uscito un mio video sul Giappone e questo è un caso chiarissimo di come la posizione geografica abbia influenzato e influenzi ancora oggi la traiettoria dei giapponesi, che vivono in un arcipelago scarsissimo di risorse e ciò li spinge a ricercarla altrove. Ma a questi tre campi di indagine va aggiunto un altro fondamentale, ovvero quello del fattore umano, al quale Limes ha dedicato l'intero numero. Come scrive Fabbri, il fattore umano è l'elemento meno compreso e indagato del nostro tempo, ma in geopolitica è indispensabile osservare gli esseri umani e quindi le collettività, le quali sono il vero motore delle vicende internazionali. Questo perché gli esseri umani hanno un vero impatto sul mondo solo se aggregati, mai singolarmente. I leader contano poco, come dicevo nel video in risposta a Shai, e indagare le collettività implica lo studio dei tre campi di ricerca nominati prima, ovvero la storia, le idee e la geografia. Il video podcast finisce qui. Sono più che certo che chiunque si sia avvicinato allo studio della storia in passato abbia colto nelle mie parole degli echi, dei rimandi al metodo storico. Ed è proprio per questo che mi sono avvicinato a questo modo di guardare al mondo. Ho trovato nella geopolitica l'eco di un metodo di analisi che mi sta molto a cuore e che ritengo estremamente valido, ma adattato al presente. Come faccio sempre alla fine dei video podcast, vi lascio con dei consigli di lettura. Innanzitutto vi consiglio tre numeri di Limes, che riguardano appunto questioni di approccio, di metodo, dove potete trovare anche degli esempi pratici di quello di cui vi ho parlato in questo video podcast. Innanzitutto vi consiglio il fattore umano, che è il numero di Limes che ho citato prima, poi vi consiglio il potere del mito e infine vi consiglio è la storia bellezza. Con questi tre numeri potete avere uno sguardo molto ampio sull'approccio geopolitico ai problemi del mondo. Inoltre, vi consiglio di leggere il libro di Manlio Graziano, dedicato alla geopolitica, che ho citato all'inizio di questo video. E infine, vi consiglio di recuperare su internet il breve saggio di Yves Lacoste su cos'è la geopolitica. Sicuramente, se lo digitate su Google, vi comparirà fuori. È fruibile gratuitamente, lo dovreste trovare addirittura in PDF. Grazie per aver ascoltato e alla prossima!